Ciao ragazzi, sono Soleil e benvenuti in questo nuovo video. Oggi inizierà il mio nuovo format in cui vi presento ad uno i ragazzi dell'Under 23. Prima di iniziare lasciate like per sapere se appunto vi piace questo format e a fine video commentate dicendomi se c'è qualcosa che volete aggiunga ai prossimi ragazzi che vi descriverò. Allora, oltre a questo, nel commento ditemi cosa volete che faccia per la squadra femminile, perché avevo idea di fare la stessa cosa, però mi è venuta in mente un'alternativa, ossia delle live. Vorrei fare delle live durante le partite delle ragazze. So che tanti le fanno durante la prima squadra maschile, ho notato che nessuno le fa durante le partite della prima squadra femminile. Quindi, se chi segue le ragazze mi dica se durante le partite è disposto appunto a seguire le partite con me, nel senso io prendo il telefono, avvio la live 10 minuti prima dell'inizio della partita e faccio un po' di telecronaca, ce la guardiamo insieme, insomma. Fatemi sapere cosa ne pensate e adesso partiamo. Oggi vi presento uno dei giocatori di cui si è più parlato dell'Under 23, quando è arrivato addirittura sembrava un rinforzo per la prima squadra. Sto parlando di Félix Correa, l'avrete letto nel titolo probabilmente. Allora, sto ragazzo ha 19 anni, sta andando per i 20 perché è un classe 2001, è di nazionalità portoghese, è cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona. Nella stagione 2019-2020 lo Sporting lo ha ceduto per 3 milioni e mezzo di euro al Manchester City più il 10% di una futura rivendita, sono arrivati quindi intorno ai 5 milioni di euro. Il City non lo ha inserito nella sua seconda squadra, l'Under 23, ma lo ha subito girato in prestito alla AZ Alkmaar, che lo ha inserito nella sua Under 21, ossia la seconda squadra che milita in seconda lega, appunto. Nella stagione 2020, la Juventus lo acquista per la cifra di 10 milioni. In realtà arriva con uno scambio con Pablo Moreno. Detto ciò, questo ragazzo fino ad ora ha collezionato 18 presenze in Under 23, quindi è un titolare fisso. È arrivato con la fama di non essere un goleador, ma essere più un assist man. In realtà devo dire che le due facce si equivalgono, in realtà, perché per adesso ha collezionato 5 gol e 4 assist. Delle sue 18 presenze, 16 sono state come ala sinistra, in cui ha fatto 4 gol e 4 assist. Nelle altre due ha svariato, diciamo, sulla tre quarti o sul lato destro, ma quelle due erano le due iniziali, quindi non ci darei troppo peso e ha fatto un altro gol comunque. Detto ciò, questo ragazzo deve stare attento un po' al carattere perché durante la stagione ha già preso un rosso per protesta e era una partita un po' delicata. Al 90esimo, la squadra sotto di un gol si è fatto un attimo prendere dall'adrenalina, non lo so, e si è fatto espellere. Ecco, questo lo deve moderare perché in Serie A non può assolutamente permetterselo. In ogni caso, lui è un piede destro, ha buonissime capacità tecniche, e oltre a questo un ottimo dribbling, è veloce e molto agile, salta spesso l'uomo e si inventa molto spesso giocate che mandano in porta o i compagni o direttamente lui perché tira. Detto ciò, alcuni aspetti negativi. Questo ragazzo, diciamo, è un po' discontinuo, nel senso che per alcuni tratti delle partite tende a sparire, purtroppo, perché se fosse continuo veramente sarebbe devastante. Deve migliorare un po' in fase difensiva, essendo un'ala, perché quando ripiega molto spesso si fa saltare, quindi non rallenta nemmeno minimamente la ripartenza avversaria.
motivo per cui non è ancora in prima squadra credo sia per il fisico, perché è ancora molto magro, devo dire. E perché dico perché è molto magro? Perché il campionato di Serie A è molto molto fisico e quindi lo sposterebbero come niente. Già in Serie C fa fatica quando incontra squadre fisiche, infatti sta imparando, devo dire, perché quando ci sono i contrasti fisici, tipo lui perde i primi due, ma al terzo inizia a deludere. Cosa voglio dire? Inizia a fare pressione sulla sua agilità. E quindi al posto di andare a contrasto diretto, lui cerca di evitare e di saltare l'uomo. Il che sta funzionando, devo dire. Se funziona in Serie C, che è un campionato professionistico, allora ci sono margini di miglioramento. Nelle giovanili del Portogallo, lui ha presenziato in ogni giovanile praticamente da quando aveva 14 anni, perché ha iniziato dall'Under 15 fino all'Under 19. Non ha ancora debuttato in prima squadra, però suppongo che presto lo farà perché appunto è veramente bravo. Non so cos'altro dirvi, ho finito. So che il video non è lunghissimo. Per i prossimi video fatemi sapere appunto se volete sapere qualcos'altro dei prossimi di cui parlerò. Fatemi sapere se volete sapere qualcos'altro anche di Felix Correia, commentate qua sotto, io ve lo dico tranquillamente. Noi ci vediamo in un prossimo video, ricordatevi di farmi sapere se questo format vi piace, lasciate like, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, noi ci vediamo alla prossima volta e fatemi sapere per quella questione lì delle Juventus Women. Ciao ragazzi!